Quest'anno il corso si concentra su questo tema che ci sembra un tema molto urgente e importante, le forme dell'odio al cinema. Il cinema ci racconta anche quali sono appunto le espressioni dell'odio nel nostro mondo contemporaneo. Questa sera a parlarci di questo tema abbiamo un filosofo e un dottore di ricerca in arti visive dello spettacolo. Il filosofo Roberto Mordacci lo conoscerete perché è nostro, entrambi sono ospiti fissi in ogni nostra edizione e tra poco vedrete perché. Roberto Mordacci è il preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele e insegna filosofia morale e filosofia della storia, mentre Alessandro Agostinelli è appunto dottore di ricerca in arti visive e dello spettacolo. Roberto Mordacci ci parlerà di Baciamo le mani, l'odio e il rispetto nel Padrino di Francis Ford Coppola. Il titolo di Agostinelli è un po' più misterioso, scopriremo tra poco che cos'è, Nel sangue e nella tribolazione. Come al solito i relatori parleranno circa una quarantina di minuti a testa, 40-45 minuti, dopodiché c'è tempo per un po' di dibattito, quindi preparatevi le domande. Grazie. Grazie Maria e benvenuti a tutti. Io ringrazio sempre Casa della Cultura che ospita questa iniziativa che è nata alcuni anni fa appunto tra noi, Università San Raffaele e Casa della Cultura, e che ogni anno un po' ci raccoglie, perché poi spesso rivediamo le stesse persone e fa anche piacere continuare un discorso che si incentra intorno al cinema, ma in realtà è intorno a ciò che noi viviamo. Ecco, una cosa che io penso sia importante sempre ricordare, che il cinema pensa e il cinema quindi è il luogo in cui la coscienza collettiva, almeno in alcuni film, in certo cinema, prova a pensare se stessa, e questo lo fa nel tempo. Allora, visto che il tema della rassegna di incontri di quest'anno è appunto le forme del odio e della violenza, mi è venuto abbastanza naturale pensare a una particolare forma di violenza che contiene un elemento di odio cruciale, anzi fondante, e che però è particolarmente ambigua e particolarmente insidiosa, perché poggia su un elemento, anzi più di un elemento culturale, che di per sé non sembrerebbe comportare la violenza come suo elemento intrinseco. E parlo appunto di quella relazione che si costituisce a livello sociale a partire da un codice, che è il codice, anticamente il codice dell'onore, il codice della relazione basata su un riconoscimento reciproco di un onore che ci si guadagna sul campo e che conferisce potere, e nel rapporti del quale il codice morale, l'onore è, diciamo, ciò che si riconosce come elemento fondante del potere e quindi dell'autorità, no? Ma il comportamento che ci si aspetta da parte di coloro che devono riconoscere questo potere è quello di tributare gli onori, ovvero portare rispetto. E questa dinamica è una dinamica antropologicamente originaria, spiegherò fra poco perché, anche se è abbastanza ovvio. Diciamo, in linea generale le società si formano intorno esattamente al riconoscimento di una superiorità in termini di coraggio, forza, valenza, rispettabilità, onorabilità, affidabilità e così via, e in base a questo i gruppi umani conferiscono appunto autorità, potere, forza, comando. Non basta la forza. Non è mai soltanto la mera forza di uno a guadagnare il potere. Questo lo dice molto bene Thomas Hobbes. Nello stato di natura tutti hanno diritto a ogni cosa. Questa è la legge naturale, no? La legge naturale
originariamente conferisce, semplicemente per effetto della nascita, dell'appartenenza al mondo dei viventi, il diritto di ciascuno a ogni cosa di cui possa avere desiderio o bisogno. Il punto è che nessuno è in grado di garantirsi l'accesso ad ogni cosa da solo, perché basta che, per quanto io sia immane nella mia potenza e nella mia forza, basta che altri si associno in un numero sufficiente per sottomettermi, per vincermi, per sovrastarmi, e il mio immenso potere crolla. Dunque, dice Thomas Hobbes, se vogliamo evitare che la vita umana sia, come è nello stato di natura, solitary, poor, nasty, brutish and short, cioè solitaria, miserevole, orrenda, brutale e breve, dobbiamo rinunciare al diritto a ogni cosa, deporre questo diritto, deporlo nei confronti di qualcuno che riceve il nostro diritto e quindi il nostro potere e lo esercita a nome nostro. Sto naturalmente semplificando la teoria del Leviatano, ma questo serve, diciamo, a inquadrare il discorso sul rispetto, che è un discorso diverso e più ampio, ma che occorre richiamare a questa origine della società. Allora, poi sulla teoria di Hobbes e sulla teoria dello stato di natura, dell'homo homini lupus, la discussione è amplissima. Sapete bene che nemmeno nella prima età moderna, Hobbes pubblica il Leviatano nel 1651, questa tesi non era affatto dominante, anzi era una tesi scandalosa, era una tesi incomprensibile, la naturale socialità umana, la tradizione aristotelica che dice l'uomo è un animale politico, la tradizione addirittura cristiana che dice, insomma, no, c'è un'appartenenza originaria nella comunità della Chiesa, del corpo di Dio. Ecco, no, Hobbes, no, ha una concezione in cui se guardiamo alla dinamica naturale, la dinamica naturale è quella per cui se si forma la società è perché appunto si scopre l'impossibilità di garantirsi il diritto originario stando soli. Ma appunto il passo successivo è non solo sottoscrivo un patto con altri affinché qualcuno abbia il monopolio del potere da esercitare in modo tale da garantire la pace, questo è, no? La seconda legge di natura, cioè garantire la pace, e bisogna, pacta sunt servanda, e bisogna osservare i patti, rispettare i patti. Ma appunto questa origine dice che si costituisce in questo patto non semplicemente la comunità umana, ma si costituisce esattamente l'autorità, e non si costituisce a caso, cioè a chi va il comando? Non è pensabile, nemmeno Hobbes pensa che nello stato di natura gli uomini si trovino intorno a un tavolo e dicano abbiamo tutti uguale potere, che già è un'affermazione poco realistica, e allora estraiamo a sorte chi è il capo, perché non è così. Ci si ritrova intorno a una quercia o intorno a un ceppo o a qualcosa e si dice chi di noi ha la maggiore capacità di garantire la pace, chi di noi ha la maggiore forza e chi di noi suscita maggiore rispetto. Ora capite bene che usando questa parola qui, non la usa Hobbes, lo sto introducendo io, ma per agganciare a questo racconto dello stato di natura il nostro tema, usare la parola rispetto qui significa usarla in un'accezione che non ci è la più familiare oggi. L'accezione in cui lo sto usando ora è costui, in forza della sua abilità, della sua capacità strategica, anche della sua forza, del suo potere, del suo consenso, della sua appunto onorabilità e così via, suscita rispetto, cioè gli altri obbediranno alle leggi che lui promulgherà o alle regole che lui imporrà, certo perché noi gli abbiamo conferito questo potere, ok? Ma perché glielo abbiamo conferito?
glielo abbiamo conferito perché ha già un potere, perché è forte, è più astuto, è più abile, è più dotato del potere sociale. E perciò lo temiamo. Aver rispetto di qualcuno in questo senso significa temerlo, significa averne paura. Ora, che questa sia una dinamica, diciamo, molto allo stadio originario, non voglio dire tribale, ma insomma è uno stadio sociale elementare, è appunto il racconto che ne fa Hobsbawm, ed è il racconto anche che si fa a livello antropologico, a livello anche di spiegazione dell'insorgere della società stessa. Ma noi sappiamo che la parola rispetto per noi, appunto, dice non esattamente e principalmente questa cosa. Nel nostro linguaggio la parola rispetto non è il timore che io provo per qualcuno, di fronte a qualcuno. Il rispetto per noi è un principio morale, un valore morale che noi pretendiamo anzitutto per noi stessi. In forza di cosa? Non del nostro potere, della nostra forza superiore agli altri. Anche se anche questo, diciamo, questa cosa per cui il rispetto è dovuto a chi ha potere rimane sempre e rimane tuttora nella nostra comprensione di noi stessi come meritevoli di rispetto. Quindi anche io, se pretendo rispetto, è perché mi riconosco e voglio che mi sia riconosciuto un certo potere. Ma se vi chiedessi perché voi meritate rispetto, la vostra risposta in prima battuta, soprattutto prima che voi avessi fatto questo discorso, sarebbe stata probabilmente perché sono un essere umano, perché ho una dignità. Il nostro linguaggio immediatamente prende queste declinazioni tipicamente illuministiche, tipicamente umanistiche. Siamo esseri umani, abbiamo uguale dignità umana, perciò meritiamo uguale rispetto. E l'uguale rispetto significa, a noi è dovuto il riconoscimento di diritti fondamentali, di una fondamentale protezione, di una integrità, il riconoscimento anche della nostra libertà, anzi innanzitutto della nostra libertà, della nostra autonomia. Ecco, questa nostra comprensione più immediata della nozione di rispetto come rispetto uguale, come fa a stare insieme con la comprensione originaria, arcaica, del rispetto come timore? Non è che questa sia sparita, no? Come ho detto, già insomma abbiamo visto che noi pretendiamo rispetto non solo come esseri umani, ma anche in forza di una certa nostra posizione. Più tra l'altro la nostra posizione è una posizione socialmente riconosciuta, più pretendiamo questo rispetto. Se siamo insegnanti, non accettiamo dagli studenti un comportamento che potrebbero avere fra di loro o che nostri pari potrebbero avere nei nostri confronti, e così via. Il Presidente della Repubblica merita un rispetto peculiare, i membri del Parlamento meriterebbero, se lo meritassero, un rispetto peculiare, e così via, no? Allora c'è questo elemento gerarchico nel rispetto che noi riconosciamo, ma ci suona strano, legittimamente secondo me, ci suona strano dire che appunto il Presidente della Repubblica merita rispetto da parte nostra, rispetto gerarchico, quindi ineguale, differenziale, lui ha più privilegi di me, per la forza che ha dimostrato, per il potere che può esercitare. Questo sì, in parte, perché può, però il Presidente della Repubblica, per esempio in Italia, può giusto magari concedere la grazia a qualche condannato, ma non può per esempio imporre, se non pochissime cose, no? Può rifiutarsi di firmare una legge, insomma certo c'è un potere, d'accordo, ma quello che noi vediamo è l'autorità, l'autorevolezza anche, ma l'autorità, e questa autorità non ci sembra che nel caso del Presidente della Repubblica nel nostro paese venga direttamente dalla forza del singolo individuo.
e dal potere del singolo individuo. Per noi vale molto di più, è un elemento molto più fondante, appunto l'elemento per cui no, ci deve essere stato un contratto, un passaggio in cui persone egualmente degne hanno deciso di conferire un'autorità e quindi un potere a qualcuno, ma questo potere che abbiamo conferito all'onorevole Mattarella, per esempio, è un potere che abbiamo esercitato da cittadini liberi. Abbiamo eletto un Parlamento, il Parlamento ha delle regole per la nomina del Presidente della Repubblica, queste regole sono state rispettate, il candidato ha meritato l'approvazione e il voto del Parlamento secondo una maggioranza qualificata, e quindi in forza di questo il Presidente può dire: la libertà di cui io godo e quindi il potere di cui io godo è espressione della libertà dei cittadini. Allora, questo segnala il fatto che noi nella cultura moderna e contemporanea abbiamo fatto un passaggio fondamentale rispetto alla cultura arcaica, alla cultura antica arcaica, che pure permane, come ho detto, ma intanto illustriamo questo passaggio, perché di nuovo dobbiamo domandarci come collegare quello che ci sembra l'accezione, quella che ci sembra l'accezione principale di rispetto oggi, cioè rispetto fra uguali, che genera delle gerarchie, non c'è problema, purché siano gerarchie espressioni dell'eguaglianza. Un'eguale libertà di tutti i cittadini genera differenze di potere da tutti accettati in base a regole da tutti condivise. Il fondamento della relazione politica, sociale e politica, è l'eguale rispetto, non il rispetto basato sulla forza, è l'eguale rispetto. Tutti riconosciamo queste regole come valide, le esercitiamo, pratichiamo i nostri diritti e attraverso di essi generiamo delle gerarchie che generano del rispetto gerarchico ma legittimo, basato sulla libera, sul libero conferimento di un'autorità e quindi di un potere. Dicevo appunto, come è avvenuto questo passaggio? È importante ricordarlo. Non è stato un passaggio ovvio, è stato un passaggio che ha richiesto una lunga elaborazione, nel corso soprattutto dell'età moderna, ma il percorso in realtà è molto lungo, in base al quale quell'originario rispetto gerarchico basato sulla differenza di potere, di forza, quello naturale, diciamo così, è stato trasformato nel rispetto uguale. Come? La dico in maniera molto breve. Nel rispetto gerarchico originario, la differenziale di potere è appunto quello che si manifesta soprattutto nelle azioni in cui è richiesta la forza, il potere, il coraggio, l'astuzia, l'abilità, la guerra, sostanzialmente la guerra. Nella cultura antica meritano rispetto i grandi guerrieri, Achille, Aiace, Menelao, meritano rispetto i grandi strateghi, e quindi Pericle, i grandi legislatori, Solone, gli uomini di grande ingegno, Ulisse, no? Una superiorità fa sì che a loro siano tributati onori, siano conferiti poteri e quindi suscitino rispetto, che vuol dire che le truppe e la cittadinanza accoglie volentieri i comandi e le leggi che sono emanate in forza di quell'autorità. È un rispetto quindi gerarchico, tra l'altro sapete bene che qui si parla di cittadini o di guerrieri che sono una parte della popolazione, donne, bambini, schiavi, non hanno alcun ruolo in tutto questo. E invece gli uomini, uomini adulti capaci di guerreggiare, dotati di proprietà, fondi, armi, scudieri e quindi case e famiglie, sono coloro che possono conferire attraverso il riconoscimento del potere superiore di uno di loro a quest'uno un potere superiore. La cosa ovviamente non può che generare appunto gerarchie basate in parte su un riconoscimento di una forza, no?
Il passaggio verso nella nostra cultura, verso forme orizzontali del rispetto, ha almeno due fasi fondamentali, e ripeto, sono schematico e breve. Una prima fase è quella per cui il rispetto è dovuto al capo, quindi al re, quindi in una forma di governo imperiale, all'imperatore. Ma chi è l'imperatore? Se costui è il sommo, il più forte, il sovranamente forte e supremamente forte, per consolidare il proprio potere, la propria autorevolezza, la propria autorità, costui potrà pretendere, sarà abbastanza naturale che pretenda, onori che si tributano a un più che umano, a un divino. Si collegherà, anzi, in maniera diretta, più o meno diretta, con la fonte del divino stesso, o si proclamerà esso stesso di natura divina. Così avviene nell'impero romano, sapete, no? Cioè, l'impero romano, l'imperatore arroga su di sé l'autorità del divino in generale. Sapete che nella religione antica, in particolare a Roma, il divino è un magma molteplice, no? Il collegamento con il quale è più una questione di appartenenza a una dimensione superiore che non il riconoscimento di una fede o di una confessione, no? Ecco, costui è un uomo divino, che per noi cristiani è un controsenso se non si parla di Gesù Cristo, ma invece per i romani ha senso, no? È la natura superiore di quest'uomo. Allora, voi sapete bene che quando il cristianesimo si fa presente nella storia romana, e in particolare comincia a essere diffuso in maniera importante, non solo nelle classi inferiori, ma anche nella classe media, vi è una ribellione profonda in termini politici, che si basa sull'idea: non tributeremo mai a un uomo degli onori dovuti solo a un Dio. È il rifiuto che c'è anche in Agostino della veneratio augustea. Noi cristiani ci rifiutiamo di dire che l'imperatore è Dio, perché Dio è uno e uno solo, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ed è il Dio il cui figlio si è incarnato, è morto ed è risorto. Questo passaggio importante, il primo passaggio, crea una dicotomia stranissima, cioè esiste ancora un rispetto gerarchico per l'onnipotente, che è Dio, ma solo a lui è dovuto. Solo a lui è dovuto il rispetto assoluto. Fra gli uomini, in linea di principio, non c'è differenza. Gli uomini sono di fronte all'onnipotente Dio tutti uguali. E quindi fra gli uomini deve vigere un riconoscimento di un'eguale dignità e valore. Questo in termini di principio, perché poi sappiamo bene che in realtà nella società medievale le cose non sono così piane, cioè non è che tutti gli uomini sono uguali nella società medievale, tutt'altro, tutti gli uomini hanno un'uguale dignità rispetto alla salvezza. L'imperatore, il re, il vassallo e il servo della gleba sono salvati o perduti in base alla loro fedeltà alla chiamata di Cristo. Ma l'ordine sociale nella società medievale è gerarchico quant'altri mai. Il Papa conferisce potere all'imperatore, il quale lo conferisce ai re che fanno parte dei regni sottomessi al suo impero, che lo conferiscono ai vassalli, e giù fino all'ultimo servo della gleba. L'ordine feudale, come dice Kant in un passo dell'antropologia pragmatica, è un ordine rigorosamente gerarchico, dove l'ordine del rispetto è fondamentale ed è tutto verticale, che ha come vertice però un elemento teologico che è una potenziale contraddizione pronta a esplodere rispetto a quest'ordine. L'età moderna testimonia di questo, cioè il germe che nel cristianesimo abita dell'eguaglianza, non appena si toglie la pretesa della discesa del potere diretta da Dio, ma si pensa al potere come sorgente dal popolo, Marsilio da Padova, Marsilio Ficino, no,
una serie di autori cruciali nell'inizio della modernità, soprattutto Marsilio da Padova. Il Papa, no, è espressione del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, ma che è il popolo di Dio. Quindi l'autorità di Dio sta nel popolo e non nell'unzione sacerdotale e nel conferimento della tiara papale. Allora, le cose qui cominciano a complicarsi, perché primo c'è questo elemento egualitario che serpeggia, secondo l'elemento teologico viene meno, diventa meno forte, meno potente, tant'è che appunto Hobbes pensa all'intero del politico in questi termini. Nel Leviatano non c'è Dio al vertice dello Stato, c'è il sovrano, punto. Quindi come a questo punto che cosa accade? Accade che l'ordine politico tende a strutturarsi in base a questa eguaglianza, ma non si può in qualche modo dimenticare l'elemento gerarchico, e non si può nemmeno dimenticare che questa eguaglianza è astratta, se la pensiamo così, no? Cioè tutti gli esseri umani sono uguali, ma insomma mica tanto, perché non siamo uguali nella forza, non siamo uguali nella dotazione fisica, non siamo uguali nella posizione sociale. In cosa mai saremmo uguali? Ecco che l'elaborazione culturale occidentale, in particolare proprio specificamente europea e specificamente illuministica, fa questo passo, e Kant ne è, diciamo, il campione. C'è in ogni uomo un potere gerarchico, un potere superiore, a cui ogni uomo, ogni essere umano, al proprio interno, nella propria interiorità, si inchina. Questo potere incondizionato, terribile, dice Kant, che alberga in ogni singola persona, è la libertà, è l'autonomia, la capacità di darsi una legge, perché la libertà è quel tipo di potere che definisce la propria attività esattamente in base a darsi una legge da sola. La libertà è autonomia. Che cos'è la libertà? È la capacità di fare solo ciò che si decide che possa valere come legge per me, e poi naturalmente dovrò confrontarmi, dice Kant, con il fatto che questo potere ce l'hanno tutti gli altri. Ecco il punto. Quindi Kant, il tutto il Settecento funziona all'incirca così, e poi da lì in avanti tutti noi, in ogni persona, a prescindere dalla condizione sociale, la forza fisica, la capacità dialettica, l'astuzia e quant'altro, c'è l'elemento incoercibile della libertà, insuperabile, di fronte al quale la stessa persona si inchina, vale a dire le mie inclinazioni, i miei desideri, la mia fragilità, la mia debolezza, di fronte al fatto che io mi riconosco che potrei dire di no, che potrei darmi una legge diversa, che potrei non asservirmi agli istinti, alla richiesta di qualcun altro, di fronte a questa mia libertà, che è anche una fonte di dignità, io stesso mi inchino. Ecco l'elemento gerarchico. Qual è il potere ultimo a cui solo un individuo libero si inchina? Il proprio essere libero. Di fronte a questo, tutti gli uomini, quindi, diciamo, riconoscono entro se stessi la fonte gerarchica, arcaica del potere, che quindi non è forza, ma è potere legislativo, no? Potere di darsi una legge, il potere del nomos, dell'autonomos. A partire da questo, allora, poi si apre tutto il discorso che abbiamo già fatto, che recupera il nostro senso comune ormai guadagnato. E badate, ce l'abbiamo noi, e la cultura europea l'ha diffuso un po' per il mondo, ma non è una cosa che hanno fatto tutti, questo, eh? La cultura europea ha fondato l'idea dell'eguale rispetto. Le altre culture non l'hanno fondata, l'hanno magari accettata, magari ricevuta, magari elaborata in altro modo, ma non hanno fatto il percorso che abbiamo fatto noi. Allora, questo percorso che abbiamo fatto noi genera poi appunto l'idea che, bene, a partire da questa uguaglianza tutte le gerarchie vanno bene. Ora, siamo al sicuro? No, non siamo al sicuro. Nel senso che intanto permane l'elemento gerarchico basato sulla potere, sulla forza, come
elemento che non è slegato dalle gerarchie legittime, diciamo così, basate sull'eguaglianza. Ma vi è ovviamente la tentazione costante di ricostituire la relazione sociale in base al rapporto di potere basato meramente sulla forza e sulla paura. E questo elemento arcaico è, appunto, siccome originariamente appartenente alla condizione umana e alla relazione umana, si diffonde e permane, si intrica nelle relazioni sociali in certi contesti in maniera ineradicabile, in maniera profonda e in maniera anche, ovviamente, ambiguamente intrecciata con quella garanzia che il potere dava nella forma arcaica: la protezione, la tranquillità, la sicurezza, la difesa, l'appartenenza. Ecco, questa forma, che è una forma deviante da un punto di vista morale, da un punto di vista dell'evoluzione morale della società moderna, è una forma deviante, per noi inaccettabile, permane molto chiaramente nella cultura mafiosa, come è evidente. E il padrino di Francis Ford Coppola, parlerò esclusivamente del padrino 1, 1972, il secondo episodio è, il secondo film insomma, è del 1974, e già quello è meno intrigante del primo, il terzo episodio 1990 è da dimenticare. In realtà tutto quello che avrei da dire, e ci sono milioni di cose che si possono dire su questo film, che è un grande film, tutto quello che c'è da dire su questo film, su questo tema, cioè a proposito della questione del rispetto e dell'onore, sta nella scena iniziale del primo padrino, che adesso ci vediamo per intero e potrei anche smettere di parlare. Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io crescivo a mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava pure a non disonorare la famiglia. Ed aveva un boyfriend, non italiano. Se ne erano cinema insieme, tornava a casa tardi. E io non protestavo. Due mesi fa, lui l'invitò in macchina con un altro amico suo. Le fecero bere whisky e poi cercarono di approfittarsi di lei. Lei resistette, l'onore lo mantenne e te la pestarono come un animale. Quando arrivai all'ospedale, la sua faccia faceva paura. La mascella era rotta, l'avevano cosuta con fili di ferro. Meno piangere poteva, tanto ero male. Ma io piangevo, povera figlia. Ita era la luce degli occhi miei. Bellissima era. E ora non sarà mai più bella come prima. Ma va a scusare. Andai alla polizia da buon americano. I due furono pigliati e processati. O giudici condannò, ma un avvieno precedente e ci dette la condizionale. Sospensione della pena. Li fecero uscire nello stesso giorno. Io restai dentro quell'aula come un fisso.
e che dero bastarde mi rilevano in faccia. Allora disse a mia moglie, per la giustizia, dobbiamo andare da Don Corleone. Ma perché andaste alla polizia? Perché non veniste da me subito? Che cosa volete di mia? Domandatemi tutto, ma facete chiedo che mi aspetto da voi. Sarebbe a dire? Questo non lo chiedere. Io vi darò tutto quello che volete. Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che viene da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. Anche se mia moglie fece pure da madrina a tua figlia. Ma diciamoci la verità. La mia amicizia tu non la volevi. Avevi paura di trovarti in debito. Non mi voleva meschiare in queste cose. Questo l'ho capito. Trovaste il paradiso tuo in America. Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che ti serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici: Don Corleone, fammi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Invece ti presenti a casa mia il giorno che si merita mia figlia e mi viene a chiedere un omicidio a pagamento. Io vi chiedo giustizia. Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Chi tocca lei soffre. Dici tuo prezzo e io pago. Che ti feci? Buonasera. Che ti feci mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in amicizia, i bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero la punizione oggi stesso. E se per questo un onest uomo come te, se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici miei. E avrebbero paura di te. Mi volete, amico? Padrino. Bravo. Un giorno, e non arrivi mai quel giorno, ti chiederò di ricambiarmi il servizio. Ma fino a quel momento, consideralo un dono in occasione delle nozze di mia figlia. Grazie, padrino. Prego. Questo incarico diamolo a Clemenza. Voglio gente di affidamento, uomini che non si fanno prendere la mano. Noi non siamo assassini, anche se quel beccamorto ne sembra convinto. Allora, la scena dice veramente tutto. La capacità di Mario Puzzo, l'autore del romanzo da cui è tratto il film, che poi ha partecipato, come avete visto, allo screenplay, e la capacità di Coppola di rendere la scena, per esempio, appunto, sono tantissimi elementi. Noi vediamo il padrino di spalle ad ascoltare una denuncia di un'ingiustizia, così è percepita, subita da parte della legge. Quindi l'elemento qui, appunto, particolarmente perverso, io trovo, della cultura mafiosa che lui riesce a cogliere, è la sua legittimazione. Se io non ho giustizia dallo Stato, dalle leggi, dalla polizia, eccetera, poi appunto in modo semplice in cui ho detto, per la giustizia dobbiamo andare da Don Corleone,
perché giustizia non c'è nei tribunali, nella polizia, nella legge. Quindi è una denuncia gravissima. E noi lo vediamo di spalle, semplicemente come colui che riceve, accoglie, no? Siamo tra l'altro, la posizione della camera è proprio dietro la testa, come se parlasse a noi, anzi c'è un primo piano con lo sguardo in camera così. Quindi, e vediamo Marlon Brando per la prima volta di fronte, dopo che ha ricevuto la richiesta all'orecchio, nascosta, non pronunciata, non dichiarata, ma evidente, palese, dell'omicidio. Cioè lo vediamo come colui che può dispensare vita o morte. E questo è il sommo potere. Il potere del padrino è quello che, vista l'inanità della legge, che di per sé non dispensa vita o morte, dispensa giustizia, poi se c'è la pena di morte è un altro problema, no? Ma dispensa giustizia, eguaglianza, equità, no? Il padrino dispensa invece vita o morte, certo in base a una richiesta che dice c'è stata un'ingiustizia e chiede un riequilibrio, ma lo capiamo molto bene, lo sappiamo da subito. Il riequilibrio che si intende avere somiglia molto di più a una vendetta che alla giustizia. È palesemente il ristabilimento dell'onore perduto della figlia e della famiglia. Onore che significa il potere della famiglia stessa. Tant'è che appunto quando Marlon Brando esce dalla scrivania, no? Lo affronta fronte a fronte, il discorso che gli fa è: se tu fossi venuto da me in amicizia prima, mi avessi tributato gli onori, riconosciuto come amico, loro ti temerebbero, avrebbero paura di te, non ti avrebbero nemmeno mai pensato di stuprare la figlia o tentare di stuprare la figlia. Cioè il mio potere è il tuo potere se tu, no, tributi a me l'onore. Quindi il potere di dare vita e morte è mio, in forza di questo potere tu godi di una protezione superiore agli altri, superiore a quella della legge. E la, come dire, appunto, la logica perversa della struttura di potere basata sulla forza, sulla violenza, sull'esercizio di una violenza diretta e brutale, non legata alla legge, per definizione, contraria alla legge per definizione, esercitata in base a questo semplice gesto, il gesto appunto di chinare la testa, chiedere amicizia e baciare le mani. Questo crea un legame, e poi qui questo legame, qui addirittura sembra che è come se Francis Ford Coppola avesse letto i saggi di Maus, no? Allora dice sul dono, vale a dire: io padrino, ora che tu mi hai riconosciuto padrino, cioè colui che dispensa vita e morte, ora che tu mi hai riconosciuto come tale, ti dono l'esercizio del mio potere. Consideralo un dono per le nozze di mia figlia, ma questo dono è quel che tu mi dovrai restituire. Non venga mai quel giorno, ma un giorno ti chiederò la restituzione. Sappiamo che nel proseguio della trilogia, già direttamente in questo primo film, lui puntualmente chiederà una restituzione. Quindi il legame di potere è basato sull'ambiguità del dono, appunto i saggi di Maus, di Marcel Maus, sul vincolo che si crea nel donare, che lega l'altro alla restituzione, anche se è un dono. Un dono dovrebbe legare, uno riceve un dono e tutto dovrebbe finire lì. Assolutamente non per affatto. Come appunto gli dice subito Don Corleone: tu non sei voluto venire da me perché temevi di sentirti in debito. E la realtà è che sì, sei in debito. E il debito è ultimo, radicale. Il potere che io ho, l'unico potere che sovrasti la giustizia degli uomini, diciamo così, che è un potere quindi simil divino, è un potere che si dona, non lo puoi pretendere. Non lo puoi pretendere.
è un potere che ti garantisce, ma che chiede la restituzione. La restituzione vuol dire, intanto, se ti chiedo un favore tu lo fai, e poi totale obbedienza, assoluta dedizione, riconoscimento appunto pubblico, esplicito, del potere. Allora, tutto il film, tutta la trilogia si gioca su questa dinamica del potere mafioso, che si esercita tramite questa capacità di mostrare che il potere della violenza ultima, della forza, del diritto di vita o di morte, sovrasta ogni altra cosa. Sovrasta la legge, sovrasta anche le leggi sociali condivise. Per esempio, appunto, una delle scene, adesso mi fermo perché appunto ho già parlato abbastanza, ma una delle scene più famose in assoluto di questo Padrino è la tremenda, terribile scena della testa di cavallo mozzata fatta trovare nel letto del produttore di Hollywood, la cui colpa era di non voler dare all'amico cantante e scarso attore la parte nel musical, no? E appunto la scena che volevo mostrarvi era la scena in cui l'emissario di Don Corleone, l'avvocato, si presenta semplicemente dal produttore. Il produttore pronuncia un'arringa in difesa del fatto che costui aveva rovinato un'attrice, non aveva talento, era perfettamente inutile, inadatto al ruolo. La risposta dell'avvocato e quindi del padrino è: tutto questo è irrilevante, è totalmente irrilevante. Le leggi di Hollywood, il talento, l'aver rovinato la carriera ad altri, è irrilevante. A me ha tributato l'onore, da me riceve il potere. E chi viola questo potere va incontro alla conseguenza più drammatica possibile. La minaccia della testa di cavallo poi è, come dire, è la premessa perché possa veramente accadere qualunque cosa, cioè sostanzialmente la morte. È sempre la morte, è sempre la morte, mai meno. Mai meno, cioè... lo sgarro, la mancanza di rispetto, il tentativo di usurpare il potere, il picciotto che non sta al suo posto. C'è un'unica forma di giustizia: l'uccisione, nessun'altra. E se il padrino non si fa rispettare uccidendo, non è un padrino. Altra scena che appunto vi riassumo, ma l'avevo preparato, ma non è inutile vederla perché tanto ho tenuto un film che avevamo visto tutti quanti. Quando il figlio Michael Corleone prende il potere, lo fa, anche lì capolavoro di Coppola, in una situazione in cui fra i capi mafia sembra che si stia realizzando un accordo che lui stesso ha cercato di favorire o finge di aver favorito, sapendo che però stanno cercando di togliergli il potere. E mentre lui è al battesimo del figlio, e in una chiesa cattolica, preti e parenti, amici, compagni e quant'altro, avviene la carneficina. La carneficina che stabilisce che lui ha questo potere. Il potere consiste nel fatto che lui è capace di irrogare morte quando vuole. Quando vuole. È l'elemento che del film è veramente geniale, secondo me, in quella scena, è che ti aspetti ovviamente che lui faccia una manovra in attesa, ma la regia è tale per cui questa contemporaneità vuol dire un dominio sulla situazione in tutta la città, in tutti gli angoli della città, che non ti aspetti, no? Il poliziotto che di fronte alla scalinata dell'edificio pubblico non è un poliziotto ma è un suo sicario che uccide il politico, e così tutte il padrone dei casinò che si era ribellato all'idea di vendere la sua quota a Corleone, no? Viene ucciso nella sauna mentre si fa fare un massaggio. Dappertutto arriva, dappertutto. Questa pervasività del potere di morte è la fonte del rispetto che il mafioso pretende. Allora, è evidente, questo disegno, cioè questa raffigurazione, ci inquieta,
a me personalmente indigna in modo irreparabile. Cioè io ho rivisto questi film perché sono grandi film, uno è un grande film, gli altri meno, ma io non lo rivedrò un'altra volta. Io non sopporto questo modo di potere, non sopporto questa cultura, la disconosco come cultura umanamente accettabile in qualunque sua forma, e mi disgusta che molte persone in fondo la trovino affascinante, ne siano attratti, ne siano irretiti. Mi disgusta come una mancanza totale di civiltà. Però lo vediamo il potere, lo vediamo il potere fascinatorio, intendo dire, di questa struttura. È una struttura che però è interamente fondata su paura e violenza, e non ha niente a che vedere col guadagno di civiltà che è costituito da quel rispetto che ci siamo costruiti nella cultura occidentale, che in tutte le culture è presente, dicevo, anche se magari in forme elaborate diverse, ma appunto si basa su quel riconoscimento di un'eguale autonomia, di un'eguale capacità di darsi legge, di un'eguale libertà, che è la capacità esattamente di dire di no alla forza, alla violenza, di rifiutarsi di sottostare alla mera violenza. Il rispetto mafioso è la negazione assoluta, totale e perversa del rispetto legittimo, morale, politico e autentico. Basta. Buonasera a tutti, scusate, ma servono ancora. Vediamo un attimo se parte. Credo di partire da solo. Thank you.
Bene, allora, il tema di quest'anno è appunto rilevante, sì, così è perfetto, grazie. Poi dopo magari ci sono delle scene forse più, come dire, poco chiare, più scure, quindi magari spendiamo più. Dicevo, il tema di quest'anno, le forme dell'odio, è rilevante per almeno due fattori. Una è evidente, cioè, ed è quello dell'aspetto della storia del film, dentro l'aspetto diegetico dei film presi in esame, probabilmente da tutti i relatori di questa serie 2019 qui a Casa della Cultura, che ringrazio anche quest'anno insieme al Maria Russo e al professor Mordacci, chiaramente, e poi anche per altri aspetti che, come dire, vi butto lì così all'inizio senza dover per forza approfondire, però è un altro dei temi, e cioè del fare il cinema, cioè nel rapporto tra regista e gli attori sul set. Ci sono esempi di odi pazzeschi, nel senso sia nella costruzione di un set cinematografico imperniato su rapporti di potere pazzeschi, no? Un esempio, come dire, molto lontano, ma che ha avuto una eco poi anche critica, non solo nelle storie del cinema, ma anche nelle cronache dell'epoca, era il rapporto di odio e amore tra Visconti e Berger, per esempio, sul set di Vaghe Stelle dell'Orsa, faccio per dire, o esempi di sadismo puro da parte di Marco Bellocchio nei confronti di alcune attrici. Mi riferisco per esempio alla Maruška Detmers in un film dove addirittura lo psicoanalista Fagioli lascia i due attori, cioè dove Bellocchio lascia i due attori nella camera da letto, dove lei deve sostanzialmente fare una fellazio all'attore, e Fagioli da fuori che come dire urla, insomma, delle frasi che vi dirò poi in privato, nel senso non riproducibili qui. O altre forme, per esempio mi ero appuntato un film che si chiama La Condanna di Bellocchio, dove appunto c'è l'attrice Claire Nebu che cammina scalza per un periodo molto lungo, e si pensa quindi che se la scena nel film, nella storia, nell'economia del film è così lunga, anche poi nella realtà, con tutte le possibili ciacche che si fanno, immagino quanto possa essere fantastico camminare scalza sui marmi nel museo di Villa Farnese di Caprarola nell'inverno, diciamo, in cui viene girato questo film. Ecco, ci sono anche questi elementi, come ci sono elementi, diciamo, di forme di di simil o di facezie di odio, diciamo, come quella che capitò a un comico, si chiamava W.C. Fields, era un caratterista, ha fatto non molti film tra gli anni 20 e 30, beh, 40, poi lui è morto nel 46, quindi era un ubriacone, era un comico, era molto cinico, faceva delle battute che non piacevano a tutti. All'epoca da molti rotocalchi veniva, come dire, c'erano delle accuse contro di lui fortissime, quasi vere e proprie minacce da parte di alcuni critici e lettori che scrivevano contro di lui per le sue battute contro i bambini, le vecchiette, il Natale e tutto quello che era, appunto, si scagliava, diciamo, contro l'ipocrisia dei luoghi comuni, ma gli fecero uno scherzo abbastanza terribile, perché lui era un ubriacone, andava sul set sostanzialmente con una fiaschetta di whisky, solo che questo procurava dei disastri all'interno della lavorazione dei film dove lui si trovava, e il regista, i produttori, i medici addirittura di Hollywood
gli intimarono, diciamo, di smettere di bere sul set perché non si poteva continuare, insomma, non potevano girare, si addormentava ai posti. E quindi lui decise di procurarsi questo succo di ananas che tutti gli dicevano di dover bere al posto del whisky. E quindi arrivò con una borraccia dove lui diceva di avere del succo di ananas. Alcuni lavoranti fecero questo scherzo abbastanza odioso per lui, inserirono veramente del succo di ananas nella borraccia di W.C. Fields, lui dette una sorsata e poi, sputando fuori questa cosa, urlò davanti a tutti: chi ha messo del succo di ananas nel mio succo di ananas? Nel senso, il senso, diciamo, è ambivalente, come sono ambivalenti le forme di odio che analizzeremo nel film che ho scelto stasera, e che è un film di Martin Scorsese, si intitola Gangs of New York, ed è un, come dire, un film per certi versi abbastanza esemplare di forme di odio individuale e di forme di odio collettive, perché è un film che cerca di descrivere e narrare la costruzione della città di New York attraverso quelli che sono, come dire, quasi dei tipi ideali, se vogliamo metterla giù così, insomma, in maniera, perché ci sono le espressioni del capitalismo, quelle dell'immigrazione. Il tema è fortissimo in questo film relativamente alla grande ondata dell'immigrazione irlandese. E poi c'è il tema della paternità, del rapporto padre-figlio, che è un rapporto anche qui come il succo di ananas di W.C. Fields, nel senso che è un rapporto ambivalente, perché William Cutting, Bill Cutting, interpretato in questo film da Daniel Day-Lewis, è colui che ha ucciso il padre biologico, è vero, del bambino, che poi esce dall'orfanotrofio ed è un uomo fatto, sostanzialmente interpretato da Leonardo DiCaprio, e c'è quasi un sostituto paterno, è un riconoscimento nella necessità di dover comunque progettare un piano di vendetta da parte del figlio nei confronti dell'uccisore del padre morto. Però, come dire, le cose sono abbastanza ambigue. Il tema, il titolo che aveva citato la Maria Russo è relativo a questo pezzo qua. Professor Mordacci è partito dall'inizio, qui partiamo dalla fine. Il film dovettero mettere delle candele sui cadaveri in modo che gli amici, ammesso che ne avessero, potessero riconoscerli nell'oscurità. Un servizio gratuito del municipio. Shang, Jimmy Spoils, Maggie Larpia, McLoyne e tanti altri. Amico o nemico, ormai non faceva più differenza. Ci vollero 4 giorni e 4 notti per reprimere la parte peggiore della sua mossa. Non si seppe mai quanti newyorkesi morirono nella settimana che ci volle per pacificare la città. Mio padre mi diceva che eravamo tutti nati nel sangue e nella tribolazione. Lo stesso poté dirsi della nostra grande città. Ma per quelli di noi che vissero e morirono nei giorni della furia, fu come se tutto quanto avevamo conosciuto fosse stato spazzato via. E qualsiasi cosa sia stata fatta per costruire la città, per il tempo a venire, sarebbe stato come se nessuno di noi fosse mai esistito.
bene. Questo è il finale del film. Ora poi andremo all'inizio della storia per raccontare l'iniziazione del bambino. Il tema, diciamo, qui è un tema, come vi ho detto, abbastanza complesso e comunque relativo appunto a questa quasi comparazione tra a questa comparazione, diciamo, relazione tra appunto la creazione epica della città e l'oblio a cui sono destinati coloro, i cittadini più poveri, diciamo, ecco, di questo. La prima cosa che salta agli occhi del film, il film, come vi ho detto, è la storia della nascita di questa città, la storia di due bande, di due gangs che si confrontano per come dire, il potere su uno dei quartieri del precedente, diciamo, all'epoca della costruzione poi della municipalità di New York, e sono gli nativi, per l'appunto, e i conigli morti, che sono sostanzialmente degli immigrati che vengono dall'Europa. Quindi c'è questo, da una parte l'affresco, diciamo, socioambientale della città di New York, e dall'altra il romanzo di questi individui, cioè l'analisi relazionale di alcuni sentimenti che sono sentimenti eterni, che ci accompagnano, diciamo, da sempre, diciamo, la vendetta, la violenza, il rapporto col padre, il rapporto con il femminile, con la donna. Questi quattro elementi, appunto, vendetta, violenza, rapporto col padre e rapporto con la donna, sono all'interno di questo film delineati in maniera, oserei dire, esemplare per certi versi. È chiaro, è un film, ci deve, come dire, intrigare anche da un punto di vista emozionale, ma se noi andiamo, e spero di poterlo fare se abbiamo il tempo, fino in fondo a come dire, srotolare questa pellicola, credo che potremmo arrivare diciamo, a descrivere questa cosa. Torna, per ovvi motivi, Hobbes, citato da Mordacci, evidentemente anche qui, perché come dire, all'interno della storia privata si delineano gli esercizi del potere tra padre e figlio, o tra figlio e patrigno, diciamo, e quindi si entra da parte, diciamo, della diegesi proprio in interiore homine, no? Dentro a questa materia individuale, relazionale, di individuo, diciamo, ecco. E nel parallelo si mostra la storia pubblica della città, la costruzione da uno stato di natura a quello che risulta essere poi in nuce, diciamo, con tutti gli elementi e le varianti negative, una democrazia in nuce, in fieri, in divenire, e quindi, cioè, il processo di forze che appunto scaturisce all'interno dell'inter homines esse. La questione, appunto, individuo-società, che viene fuori in maniera molto molto evidente. La questione della storia, partiamo dalla questione della storia privata, dell'individuo. Abbiamo visto questa scena finale che ci racconta, appunto, e ci descrive uno spazio dove è avvenuta una guerra, sostanzialmente, battaglie. Poi scopriremo che la battaglia non è solo tra le due gangs, ma, come dire, alla fine diventa più grande, più complessa. Ma partiamo dalla storia individuale, e la vicenda inizia. Il film inizia con il primo piano della lama di un coltello che incide un taglio, procurando una ferita su una guancia, e si vede il prete Vallon, che è questo
rappresentante, come dire il capopopolo di questa gang dei conigli morti, che consegna al bambino, quindi al proprio figlio, questo coltello insanguinato. Il bambino prende il coltello a serramanico, cerca di pulirlo sui propri pantaloni e il padre gli dice di non farlo perché il sangue deve restare sulla lama. Il sangue deve restare sulla lama perché è attraverso quella tacca che si può esprimere il potere, attraverso quella parte di sangue, quel coltello, quell'azione che l'individuo asserisce, diciamo, essere propria. In questa brevissima scena del film, questa relazione, diciamo, di sangue è appunto la forza simbolica di questo rapporto del figlio con l'autorità paterna. Vediamolo un attimo. No, figlio, mai. Il sangue resta sulla lama. Un giorno capirai. Questo è lo stesso coltellino in parte, che diciamo al finale, avete visto, viene sotterrato accanto alla tomba del padre da parte di Leonardo DiCaprio. Il resto l'ho preso dai sogni. San Michele Arcangelo, difendici in battaglia. Sii nostro protettore contro le insidie e le malvagità del demonio. Dunque, figliolo, questo chi è? È San Michele. Chi è? È San Michele. E che fece? Cacciò via Satana dal paradiso. Bravo, figliolo. Allora, vi ho fatto vedere anche questo parte qui, perché in realtà possiamo accendere. Vedendo questa parte non sembra di essere a New York nel 1850, no? Sembra di essere, come dire, in un'epoca decisamente più antica, più arcaica, in qualche modo. Tutti gli interni, insomma, sono caverne, grotte, gente che si prepara alla battaglia indossando, avete visto, pellami vari, utilizzando, diciamo, anche utensili che insomma, non fanno pensare assolutamente a New York e non sicuramente al 1800, alla metà del 1800. Ci sono qui questi aspetti, diciamo, importanti, e c'è questo interno così arcaico, appunto, questa è la parola che mi viene da dire. Tutto questo, questa caverna, diciamo, no, calda, accogliente, i colori sono arancioni, gialli, sono tutti colori molto caldi, come vedete il fuoco, il legno, tamburi, eccetera, e questa è la parte. E tutta questa comunità, questa, si risolve all'interno di questo spazio che poi Scorsese ci descrive con questa, questo zoom all'indietro che è fantastico, ma come dire,
arriva a un punto in cui se la macchina da presa prima lavorava all'altezza delle mani dei personaggi, delle facce, di tutto quello che è molto vicino, ecco, improvvisamente c'è ancora questa eco di banda di caos, e improvvisamente dai primi piani ai particolari ecco l'esterno, è il silenzio bianco, freddo, la macchina presa si allontana, si alza e niente, è la certezza che ci stiamo trovando di fronte a un mondo primitivo, in qualche misura un mondo primitivo. E tutto questo, questo invito a pensare a questo mondo primitivo e arcaico, noi ci viene confermato in qualche modo dal seguito, cioè dalla battaglia vera e propria, che vede scontrarsi appunto queste due bande, queste due gangs cittadine, in una zona della città di New York, oggi collocabile più o meno a downtown, che sono i Five Points, cioè cinque strade che arrivano nello stesso largo. E il protagonista, come dicevo, del film è questo bambino che vede morire il padre, cioè il prete, in battaglia, ucciso per mano di questo personaggio che è William Cutting, Bill Cutting, detto il macellaio. È un vero e proprio macellaio, ma insomma, in questo caso diciamo la battaglia si svolge appunto qua. Questo macellaio è una summa, diciamo, del delinquente comune, del delinquente primordiale, indicato da Freud in Totem e Tabù, è proprio una raffigurazione tipica, eh? E i riferimenti in questa storia, i riferimenti psicoanalitici del protagonista interpretato da Leonardo DiCaprio, che si unisce e si contrappone, come detto prima, appunto al deuteragonista che è il macellaio Daniel Day-Lewis, non lui è il padre, sono fortissimi, enormi. La battaglia è del 1846, dove muore appunto il prete, e vede il bambino che scappa da Bill il macellaio. Dopo 16 anni, nel 1862, appunto, riprende la storia, e il bambino esce dall'orfanotrofio, e l'unico suo scopo è esercitare la vendetta, cercando di uccidere Bill, appunto, Bill Cutting. L'incontro tra i due è ispirato un po' al, come si può dire, al reciproco sospetto più che rispetto. Ve lo faccio vedere un po' più indietro. Dovremmo esserci. 25 roditori in 3 minuti. Fido contro i topi. Gli arbitri sono soddisfatti. 50. Sì. Lasciateli andare. Dove vai, ragazzo? Devo pagare il tributo a Bill. Ah, davvero? Dallo pure a me, glielo do io. No, grazie, glielo darò di persona. Andiamo. Non è lui, questo è un amico. Che preferisci tenerti, la grana o i denti, bello? Benvenuto. Questo è un altro padrino. Da parte mia e dei ragazzi, signore. Ecco. È amico tuo? Da dove viene? Non è di qua, signore.
Tu! E qui proprio c'è una sovrapposizione di ruoli. Fermo così, basta. Il tuo amico non sa guardarmi negli occhi, non è certo un'ammirevole caratteristica. Nessuno vi guarda negli occhi, Bill. Non quando giocate a carte. Questo è Whist. È un gioco da gentiluomini. Fa una puntata da gentiluomo. Sta puntando forte, Bill. Non abbastanza. Per favore, non fare tutto questo chiasso, Harvey. Uno che rischia di bruciare per il bottino mi piace. Come te la cavi sul fiume? Avvicinati. Su, John, mica ti mordo, avvicinati. C'è una barca portoghese bloccata in porto. È in quarantena da 3 settimane. Mettici mano prima che i ragazzi dell'Alba la spoglino e magari poi io te ne parliamo. Come fatto, signore? Bravo, figliolo. E tu, come diavolo ti chiami? Com'è che ti chiami? Amsterdam, signore. Amsterdam? E io sono New York. Non ti presentare mai più qui a mani vuote, intesi? No. Lo devi pagare il piacere della mia compagnia. Non ti presentare. Portatelo più in barca, John. Hai visto mai che ti salva la vita un'altra volta? Ok. E quindi, Lucio, questo è, diciamo, questo incontro che determina appunto con l'immagine del padre, vero? Il prete Vallon, questa sorta di sovrapposizione tra padre patrigno, chi è, chi sarà, no? In questo incontro, primo incontro tra i due, tra il desiderio di vendetta e, come dire, l'esercizio del potere, addirittura come dire, una coltellata sulla mano a quello che fa la puntata troppo bassa, perché a quel punto non c'è più il piacere di fare la giocata, no? Qui, diciamo, il ragazzo poi inventa il suo nome, appunto, sul momento risponde alla domanda, dice di chiamarsi Amsterdam, appunto l'altro, io sono New York, no? E qui si ribadisce in maniera abbastanza chiara non soltanto che lì comanda lui, ma che lui è la città di New York, e questo lo vedremo anche dopo. E non a caso più avanti dice: tutto è mio in un modo o in un altro. Questo è esattamente il fulcro del film, cioè, come per il padrino, appunto, il ruolo del potere. Il potere dell'individuo sulla propria condotta morale, su se stesso, in relazione agli altri, e il potere politico sui cittadini e sugli immigrati, esercitato in parte da questo potere, come dire, illegale, e dall'altro, come vedremo poco più avanti, appunto da parte del sindaco Tammany, nei confronti di questa cosa, dove vediamo appunto scendere gli immigrati irlandesi dalle barche, ricevere le sassate da parte dei nativi dei Five Points, andare poco più avanti a 20 metri e firmare con una croce per arruolarsi nell'esercito dell'Unione e andare a morire il giorno dopo sul campo di battaglia di una, come dire, nazione ancora in divenire, che esiste solo in parte e che comunque non è mai stata la loro, sostanzialmente. Questo è il senso, diciamo, della questione. Qui c'è anche poi il potere delle classi agiate, il potere della violenza, il potere mafioso, appunto, del ricatto e della minaccia, e questo mondo primitivo, appunto, che si esplica
in queste forme che per quanto riguarda il sindaco Tammany sembrano un po' più sofisticate di controllo sociale. A livello della storia privata del protagonista, appunto, la questione del potere è tutta esercitata all'interno, come si diceva, del rapporto col padre e del parricidio esercitato per trasposta persona. Insomma, il comportamento controverso di Leonardo DiCaprio, che torna ai Five Points per uccidere Bill Cutting e invece diventa amico, addirittura gli salva la vita in un'occasione in cui occasione pubblica in cui aveva deciso che quella sarebbe stata forse la notte in cui l'avrebbe ucciso, e si ritrova di fronte a un attentato esterno a dover disarmare l'attentatore di colui che avrebbe voluto uccidere. Cioè è abbastanza rilevante questo aspetto. Diventa appunto il braccio destro e infatti poi lui ammette, c'è una frase che Leonardo DiCaprio dice nel film Amsterdam, dice è una strana sensazione essere accolti sotto l'ala del drago, ci si sta più comodi del previsto. Questo tema, diciamo, questo dualismo. Qui ho citato appunto che, come dice Freud a proposito dei fratelli Karamazov di Dostoevskij, il rapporto del ragazzo verso il padre è di natura, come noi diciamo, ambivalente. Di regola è presente in lui, oltre all'odio che vorrebbe eliminare il padre in quanto rivale, una certa dose di tenerezza. Ma qui appunto questo tema, che riguarda in parte un tema tra virgolette sessuale, si esplica attraverso il rapporto con la figura femminile. La figura femminile del film, interpretata da Cameron Diaz, è una ragazzina che è stata tolta dalla strada da William Cutting, cioè dal macellaio, che ha con lui una storia, rimane incinta e viene addirittura cioè il macellaio le procura un aborto, essendo lui espertissimo di coltelli e di dissezionamento di animali, per evitare che la ragazzina abbia un figlio da parte sua. Lui non vuole figli. Questo tema è attraversante, non è solo il tema, questo tema freudiano è attraversante, nel senso che non è soltanto legato al rapporto padre, patrigno, vendetta, violenza, ma è legato anche all'altro tema, appunto più squisitamente sessuale, in cui la ragazza che diventa la donna di Amsterdam è colei che era stata violata dal padre, tra virgolette. Quindi diciamo questo è il senso, e qui si chiude forse sicuramente all'interno del film si chiude il cerchio psicologico, diciamo, della storia privata del film, con appunto questo ulteriore elemento narrativo e questo è quanto relativa, e questo è il tema, diciamo, del rapporto dell'individuo all'interno di Gangs of New York. Rispetto invece, e andiamo a concludere, diciamo, il tema più strettamente legato all'aspetto sociale, quindi della storia pubblica, ci sono una parte 5, 15 e 40, sì, la parte dove inizia il secondo inizio del film, perché il primo è, come avete visto, le caverne, il bambino, il coltello a serramanico, la battaglia ai Five Points che si prepara. Il secondo inizio è il 1862 ed è l'uscita dalla casa correzionale del bambino, che è adulto e diventa Amsterdam. E lì c'è una frase e dice: New York era piena di tribù. Non proprio una città, ma una fornace.
E qui si indica appunto il senso di un crogiolo di classi, razze, religioni, qui si parla anche di questo aspetto, e quindi di incomprensioni, conflitti, tensioni. Diciamo che questo si vede bene anche il rapporto tra individuo e società, questo rapporto conflittuale, lo vediamo nella collaborazione, contrapposizione del potere violento e mafioso del macellaio col potere persuasivo e manipolatorio di quel signore lì, che è appunto il sindaco democratico Tammany, perché i repubblicani non c'erano, e di entrambi nei confronti, diciamo, del popolo. È un po' quell'aspetto anche, mi viene in mente così al volo, La conquista dell'America di Todorov, in cui lui racconta la differenza tra Cristoforo Colombo e Cortés. Colombo che arriva nelle Indie, facciamoglielo credere, arriva là e si trova, sto semplificando all'osso, si trova di fronte, arriva in spagnola, si trova di fronte e chiede in spagnolo dove siamo, ok? Questa è la domanda di Colombo, e l'amerindo risponde Oyocatan, ok? Questa è la risposta. E quindi Colombo suppone che quella sia, come dire, una risposta alla sua domanda, e questo è lo Yucatan che voi conoscete, no? In sostanza Todorov ci spiega che Oyocatan nella lingua degli amerindi significa non ho capito quello che mi hai chiesto, questo è il succo della domanda. Questa, come dire, assunzione di egocentrismo, no? Del fatto che Colombo non avesse minimamente compreso, diciamo, che cosa andava a fare, che cosa si trovava davanti, nel corso anche di tutto la sua esperienza nelle Americhe, è forse legato appunto a questo potere, diciamo così, un po' arcaico. Mentre Cortés, l'assassino, Cortés the Killer, scrive nel 70 e passa Neil Young in questo lungo canzone, appunto, e Cortés the Killer arriva e che cosa fa? Sposa una merinda, sposa una donna indigena, e attraverso lei riesce a capire qual è e conoscere la lingua degli amerindi, e quindi si instaura una collaborazione, diciamo contrapposizione, come tra Tammany e il macellaio. Ma questa cosa non è solo la scoperta, l'incontro, eccetera, è anche quello che fa Tammany, cioè il potere manipolatorio. Lui riesce a scoprire che Montezuma, c'è una leggenda per gli amerindi per cui quando quella loro civiltà una volta fosse morta, sarebbe morta perché sarebbe dovuto arrivare un uccello da est nero che avrebbe posto in essere la distruzione di quella civiltà. Cortés viene a sapere di questa favola, diciamo, di questa leggenda. Che cosa fa? Si fa dipingere l'armatura di nero, impone a che le barche e i velieri su cui arrivano i suoi soldati siano vele nere e non bianche. Questa è una capacità, diciamo, del potere manipolatorio di riuscire a trovare la chiave per, come dire, esercitare il potere in una forma assolutamente più forte rispetto a quella di un Colombo o di un macellaio, perché ora lo vedremo, andiamo verso la fine, il fatto che il primo, questo qua, guardiamo questo, la voce off, ecco, questo del porto, allora, perché qui c'è la parte, diciamo,
ecco, in cui arrivano. Bene, qui è la sera in cui viene abolita, la sera in cui, diciamo, è abolita la schiavitù da parte di Lincoln. Ecco, qui accade, insomma, qualcos'è. Il macellaio sostiene che, e queste sono parole del personaggio nel film, la violenza e la paura preservano l'ordine delle cose. Tammany, il sindaco, offre pochi dollari e un posto caldo agli immigrati, invece, dicendo che gli irlandesi gli hanno fruttato dei voti. Questo è il primo si definisce un nativo e razzista e intollerante verso gli immigrati, il secondo si definisce democratico e accoglie tutti purché lo aiutino a mantenere il suo potere. È esemplare, appunto, il dialogo tra Tammany e il macellaio sulla banchina del porto. Andate a crepare per i vostri amici negretti. Questo è un pezzetto. Dovevamo trovare un candidato migliore contro Lincoln quando ne avevamo l'occasione. New York dovrebbe staccarsi dall'Unione! Sta dicendo che noi non siamo diversi dai negri? Proprio così. Buonasera, fratello. È questa l'Unione! Siamo tutti uguali. Tornatene in Africa, brutto negro! Tornatene in Africa! Unione per sempre! Siamo liberi, capito? Siamo liberi! Le reazioni peggiori riguardavano la legge sulla coscrizione. La prima leva militare nella storia dell'Unione. Non vogliamo negrarci qua, capito? New York Tribune! Comprate il Tribune! New York Tribune! Tre pasti completi al giorno e una buona paga in tasca! All'arrivo degli irlandesi, l'atmosfera in città era febbrile. Fin dai tempi della grande carestia scendevano a frotte dalle navi, accolti con la solita cordialità. Tornatevene in Irlanda, mangia patate! Rimonta sulla nave, papista! Qui non c'è posto! Io veramente venivo da Hellgate, a 2 ore di battello sul fiume, ma mi prendevano tutti per un immigrante. Perché no? Si parlava con 1000 accenti diversi a New York, ma per i nativi eravamo tutti uguali. Vigliacco, le 7 maledizioni di Dio su di te! Tammany è qui per riscaldarvi l'anima e togliervi un peso dal cuore! Benvenuto in America, figliolo, il tuo lungo e duro viaggio è finito. Vota Tammany! New York adorava William Tweed e insieme lo odiava. E quelli di noi che cercavano di fare i ladri, noi non potevamo fare a meno di ammirarlo. Mr. Cutting, signori, grazie della visita, è un onore. Mr. Tweed. Signore, per favore, scusatemi, temo che li stiate spaventando. E allora? Non ci fate caso, una volta era irlandese. Ah, i 5 punti, 5 points. Vicolo assassini. Casa del mattone, le porte dell'inferno. Qui, in questo lurido luogo, guardate bene la faccia di questa povera bambina. Ella vive nello squallore, in questa tana di vizio e miseria dimenticata da Dio che vedete dietro di me. Ogni anno arrivavano riformatori e redentori, e ogni anno i 5 points diventavano peggio, come se gradissero essere luridi. L'essere umano ha bisogno di... Ma dove volete che andiamo? Muoviti! Il reverendo vi vuole fuori di qua! Potete farci questo! È la nostra casa! Casi! Dispersione maledetta! Centinaia! Ma no, che dico! Migliaia di esseri umani! I nostri... Non so se lo sai o no, Bill, ma ogni giorno io vado giù ai moli a portare un pasto caldo agli irlandesi che sbarcano. Serve a costruirci una base politica. Vi ci ho visto, infatti. E voi avrete visto me. Infatti ti ho visto rovesciare torrenti di pietre e di insulti atroci su ogni poveraccio che scende da quelle navi. E se solo avessi le armi, Mr. Tweed, li farei fuori tutti quanti ancor prima che mettano piede sul suolo americano. Mulberry Street e Worth Cross e Orange e Little Water. Ciascuno dei 5 points è un dito. Quando io chiudo la mano, diventano un pugno. E ogni volta che voglio, la posso usare contro di voi.
Lo capisco, ma stiamo parlando di cose diverse. Io parlo di doveri civici, di nostre responsabilità verso il popolo, scuole ed ospedali, fogni e servizi pubblici, costruzione di strade, manutenzione, edifici urbani. Ora, a noi interessa più la parte del dialogo, qui c'è un montaggio alternato, chiaramente, che Scorsese utilizza per rendere più efficace il rientro di Amsterdam. San Michele Arcangelo, difendici in battaglia. Sii il nostro protettore contro le insidie e le malvagità del demonio. Linee tranviarie, traghetti, rimozioni di rifiuti. Ci sono montagne di soldi da fare in questa città, Bill. Col tuo aiuto, io vorrei far capire bene alla gente che tutte queste cose funzionano meglio se gestite da quella che io chiamo la famiglia Temmani. E perciò sto proponendo un'alleanza tra le nostre due organizzazioni. Insomma, avete bisogno di braccia. Anche. Braccia all'altezza del nostro spirito. Possedete la polizia, fatelo fare a loro. La polizia no, oddio no. In apparenza la legge va sempre rispettata. Specialmente quando viene infranta. Dammi la forza di fare quello che devo fare. E tu chi sei? Bene. È chiaro, no? Questo aspetto del dialogo tra Temmani, che abbiamo anche spiegato prima, è sulla banchina del porto, forse non c'è sfuggito, però Temmani dice al macellaio: qua si costruisce il nostro paese, caro Cutting, qui nascono gli americani. E il macellaio risponde: io non vedo nessun americano, vedo solo degli invasori. Questo è il rapporto, diciamo, tra i due. Però poi, come dire, nei fatti c'è questo accordo per cui da due differenti modalità attive, cognitive, culturali, eccetera, incidono nel corpo sociale entrambe in maniera totalmente pesante, cioè cercando di trattenere per sé la maggior consistenza di potere possibile, sia il macellaio sia Temmani. Però non comporta mai nessun tipo di mescolanza tra queste due rispettive forze, cioè nel senso che il macellaio continua a vivere nei bassi fondi, a occuparsi delle sue emergenze di violenza, Temmani continua a vivere nella sua residenza a metà strada tra la gente normale e le famiglie ricche di Uptown. Quindi ecco, questa cosa non c'è assolutamente mescolanza. E proprio poi in un'altra parte del film, dove si vedono le famiglie ricche come gli Schermeron eccetera, che non governano direttamente la città assolutamente, ma come dice Temmani sono molto ascoltati da chi la governa, e qui diciamo si condensa un altro aspetto del tema di questo film, e cioè il fatto di chi muove realmente, concretamente, il potere. E lo vediamo nella scena finale, la scena cruenta, l'ultima battaglia, perché si concepisce proprio questo aspetto, cioè in questa coalizzazione tra i poteri forti, cioè tra le famiglie ricche di Uptown, in cui molti come dire, sono contrari a questi aspetti, diciamo, di collaborazione tra il sindaco e la plebaglia di Five Points, e appunto il sindaco Temmani. Alla fine, diciamo, per tutta una serie di motivi, mentre Amsterdam riparte con i conigli morti, rimettendo in piedi la chiesa e tutto il gruppo, la gang del babbo, diciamo, e quindi riprende contro il macellaio questa azione di guerriglia nei Five Points, parte questa battaglia
E in questa battaglia, dove queste due forze primitive si scontrano di nuovo sul campo innevato dei Five Points, in questa battaglia irrompe l'esercito con palle di cannone che arrivano dal mare, e quindi, come dire, diciamo che si dà definitiva, si bombardano i Five Points, vengono uccisi tutti. È molto quasi patetico per me il macellaio, che nonostante questo inizio di trasformazione verso un'altra epoca della società di quel periodo e di quella città in particolare, dice di morire davvero americano, e cioè per mano del figlio che vendica, diciamo, il vero padre, e che in realtà gli assesta soltanto il colpo di grazia. Erano già definitivamente morti, pur essendo vivi, per l'intervento, diciamo, della violenza istituzionalizzata, in sostanza. Questo è il senso, e chiudiamo appunto con queste immagini. Allora, nel film ci sono anche molte altre cose, ma non è il caso. Morti.
Shang! No, fermati! Bene, grazie. C'è tempo per qualche domanda, se qualcuno vuole. Sulla locandina, perché ci sono alcune cose alle 18, alcune alle 20:30.